Dopo la sconfitta contro Ischia, l'Indomita maschile ritrova subito il sorriso e vince 3-0 in casa contro la New Volley Ebrum nel match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie C maschile. Una vittoria netta, convincente, ottenuta in scioltezza dai ragazzi allenati da coach Vitale e coach Capriolo, nonostante le assenze diverse, alcune importanti, come quella del centrale Antonio Rainone, fermo per infortunio. Tante le novità in formazione, con Domenico Zucchi in regia al posto del capitano Luca Morriello. Al centro giocano Capriolo e Citro, di banda Senatore e Pagano, Fabio Manzo l'opposto, e come libero c'è l'esordio in questo ruolo in Serie C per il giovanissimo Davide Squizzato. L'Indomita nel primo set parte subito bene, mette subito a segno un break importante. Pagano mette a terra il pallone del 12-6. Poi, soprattutto grazie agli errori della compagine ebolitana, i padroni di casa scappano sul 19-11. C'è spazio anche per il giovane del Pozzo. L'Eboli prova a rientrare, ma l'Indomita controlla bene, in scioltezza chiude 25-20. Nel secondo set, nella fase iniziale, c'è sicuramente maggior equilibrio. Poi sul 7 pari l'Indomita prova ad allungare, va a più 4, ma quota 12 e di nuovo parità. Eboli lotta con grande cuore e grinta e trova anche il più 2 sul 16-18. Citro e Senatore però suonano la carica. È proprio un muro del centrale, chiude il set a favore dell'Indomita sul punteggio di 25-23. Nel terzo set, nuova partenza super dell'Indomita che va subito avanti 6-3, ma l'Eboli non molla e riesce a trovare anche il vantaggio sul 10-11. Arrivano poi i punti di Alfonso Capriolo e Fabio Manzo a trascinare la formazione cara alla presidente Maria Ruggiero, che scappa via. C'è spazio anche per l'esordio del giovane De Divitis, e l'Indomita riesce a chiudere tranquillamente 25-19 grazie all'ace di Domenico Zucchi. Per quanto riguarda lo score dei ragazzi salernitano, Capriolo 2 punti, Citro 8, Manzo 13, Pagano 9, Senatore 10, Zucchi 1. Tre punti importanti per l'Indomita, che così riesce a trovare il sorriso e si prepara nel migliore dei modi al big match della prossima settimana in casa del Rione Terra Volley Pozzuoli. Tra i protagonisti della vittoria contro l'Eboli, Davide Squizzato, prima partita da libero in Serie C, com'è andata? Un giudizio sulla tua prestazione? Poteva andare meglio, però sono soddisfatto per la prima presenza in Serie C da libero. I tuoi compagni ti hanno dato comunque una mano, qualche consiglio? Sì, immagino. Tanti. Soprattutto quelli più esperti. Sì, no? Sì, come Senatore, Enzo, Mario, Alfonso, tutti mi hanno aiutato in questo esordio. Poi è stato importante anche vincere 3-0, prestazione convincente nel complesso. Sì, il mister ci ha chiesto di dare il meglio di noi e così è stato, 3-0. E così è stato. Da qui alla fine del campionato speri di avere ancora spazio? Certo, sono a disposizione di mister Capriolo e mister Vitale. Voi state facendo anche un ottimo campionato Under 18. Come sta andando? Siete in lotta per il primo posto? Sì, adesso siamo a solo una distanza dal primo posto, però abbiamo ancora tutti gli scontri diretti e puntiamo alla vittoria sicuramente.